a bordo. Parliamo un po' degli interni che, a mio modo di vedere, sono veramente ben fatti. Attenzione, non stiamo parlando di vettura che vi farà gridare a mamma mia che bella, mamma mia che novità. Nulla di tutto ciò, però è di sostanza. La parte superiore delle plastiche della plancia è abbastanza morbida, non completamente morbida, comunque è ben fatta, anche al tanto. Poi ha questi giochi di colori, questi contrasti molto particolari e comunque la vettura è molto solida, anche come plastica. Non troverete quasi mai una plastica che si muove, che fa rumori particolari. Qui abbiamo tutta la parte dedicata alle bocchette da reazioni, impianto multimediale e la parte della climatizzazione un pochino nascosta, bisogna dirlo, un pochino nascosta. Qui avrete un cassettino che porta oggetti di dimensioni incredibili, ci potete mettere di tutto. Quindi interni che mi stanno piacendo molto, tetto completamente nero nella versione GS Line, le casse sui lati di Quinter posizionate veramente in una posizione perfetta, direi, per l'orecchio e per la fruibilità dell'audio. Comandi al volante, in questo caso è una vettura con cambio manuale, non ha le palette, perché le persone col cambio automatico hanno anche le palette del volante. Il volante è piacevole, molto particolare, tagliato nella parte bassa, comoda, devo dire, il posizionamento dei comandi dei vetri elettrici un pochino troppo arretrata, come mi è successo su altre vetture, devo un pochino col braccetto fare un po' così. La maniglia, secondo me, è posizionata in posizione sbagliata ed è piccola. Io l'avrei preferita in un altro punto, infatti vado a cercarla sempre in un altro punto, ma questo può essere un mio limite. Plastiche e rivestimenti anche in questa parte piacevoli. Non ci sono particolari zone con cadute di stile, quindi mi piace. Il tunnel centrale, in questo caso manca il bracciolo, che è un'opzione che consiglio a tutti, ormai mi manca veramente tanto. Una bella console con tante luci. Mi piace molto, proseguiamo la prova, l'impianto audio debole e mi godo la macchina, poi vi dirò come va tra le curve.